Ritroviamo anche oggi il dottor Giancarlo Tavella, accompagnato da Luciano Sartori, autore del libro Isabella Doria, il gioco e la seduzione. Il libro narra la magia di un gioco tutto al femminile nella preziosa cornice delle Langhe. Non aggiungo altro, lascio subito la parola ai nostri ospiti. Grazie. Bene, io ringrazio Luciano Sartori di essere qui per presentare il suo libro. È un libro, è un romanzo storico, è un libro che racconta la storia di questa marchesa, Isabella Doria, che ha dominato per una parte del 1300 il paese di Faregliano. Vorrei inquadrare un attimo anche geograficamente Faregliano per capire. Faregliano è un piccolissimo paese del Piemonte, del centro-sud del Piemonte, nella zona delle Langhe, quasi a confine con la Liguria. È una zona prettamente agricola e votata alla viticoltura. È una zona che comunque è stata anche in tempi passati, diciamo, molto era un'area che ha sempre interessato i potenti del luogo per una posizione strategica da nord verso il mare e per comunque i frutti che poteva dare il territorio. Questa Isabella Doria è una nobile di origine genovese, figlia di Barnabo Doria, quindi una delle famiglie più potenti a quei tempi di Genova, e va in sposa a Manfredo IV di Saluzzo, che era un'altra casata molto importante del Piemonte. Si stabilisce perché, così si dice, gli piaceva il luogo, si stabilisce in questo piccolo paese, nel castello di questo piccolo paese, e vive governando questo paesino, mentre il marito ha un altro castello in un'altra città a una trentina di chilometri, che si chiama Corte Miglie. La particolarità di questo libro è, poi lascio ovviamente la parola a Luciano, però volevo ancora dire, la particolarità di questo libro è il fatto che è un romanzo storico, come ho detto, e quindi racconta la storia, la vera la storia, quello che è avvenuto in quel periodo, ma Luciano è riuscito a dargli un connotato di romanzo che lo rende ancora più interessante. Io adesso passo un attimo ovviamente la parola a Luciano Sartori, che vi introdurrà a questo libro. Poi man mano scopriremo anche altre particolarità del libro e particolarità di un gioco particolare che viene giocato a Faregliano. Buona giornata a tutti. Non so, si sente? No. Si sente? Pronto? No. Funziona. Pronto? Sì, a posto. Pronto? Sì. Allora, buona giornata e benvenuti a questo incontro. È per me un onore essere qui a Verona e voglio condividere con voi questo onore. In particolare ringrazio i miei cugini che sono venuti da Rovigo e che hanno radici padovane come sottoscritto, lo stesso paese. La nostra famiglia è nata in questo piccolo paese, Buora Pisani, e sentiamo l'appartenenza, ecco, come fosse un po' un farigliano per chi è nato farigliano. Io voglio fare un ringraziamento particolare anche allo studio Arte Altra, che ha curato il progetto editoriale,
delle pregevoli illustrazioni che spero si possano vedere. Comunque sul libro sono riportate, sul libro, le pregevoli illustrazioni di Andrea Sasti Braga. Un ringraziamento particolare sentito, perché al teatro vuol dire Antonella Sartori, che diciamo è mia figlia, quindi ha collaborato a questo progetto. Un ringraziamento speciale lo voglio fare qui a Giancarlo Tavella, che è un uomo di grande coerenza e passione, il quale diciamo è stato amico e compagno di questa avventura, perché diciamo è nato tutto un po' con lui. E l'introduzione del libro è scritta appunto da Giancarlo Tavella e parla del gioco e ci introduce sull'importanza del gioco e sulla cultura del gioco come lui l'ha vissuta, perché ha una grande esperienza sul gioco. Direi che ne vale la pena sentire alcune riflessioni su questo. Ma dunque, il appunto il riferimento che faceva Sartori al gioco e ad un gioco tradizionale che si gioca a Farigliano e che, per quanto sappiamo, si gioca solo a Farigliano. Si tratta di un gioco di birilli, un gioco di birilli a cui possono partecipare esclusivamente le donne, gli uomini non possono giocare. Questo è un gioco che viene praticato normalmente nel paese di Farigliano. È un gioco che si svolge a coppie, le donne giocano a coppie, i birilli sono 9 disposti in cerchio, c'è un birillo centrale che è più alto degli altri e vale, se abbattuto da solo e se cade con il fondo fuori dal cerchio degli altri birilli, vale 9 punti, altrimenti il valore dei birilli è sempre un punto. La partita termina quando una squadra raggiunge i 24 punti. I punti devono essere esattamente 24, perché se vengono superati si torna a 14 punti più i punti di supero. Quindi è un gioco semplice, per il fatto che si tratta di lanciare una palla di legno contro dei birilli, ma ha delle regole molto particolari. È particolare ancora di più, come dicevo prima, il fatto che sia giocato solo dalle donne. Noi abbiamo cercato di portare avanti il discorso dei giochi tradizionali, cercando di non far morire questa tradizione, e siamo riusciti anche a trovare delle documentazioni che si riferiscono anche agli anni 50, e con questo siamo riusciti a portare avanti questa tradizione, che non ha solo un valore ludico, ma ha un valore anche per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda i rapporti interpersonali, nel senso che, come ho già detto anche ieri, il fatto di giocare nelle piazze, nei cortili, nelle strade, implica il fatto di rapportarsi con tutti i fruitori delle strade, delle piazze, quindi di poter giocare in strade libere, magari dalle autovetture, magari in strade belle e in piazze accoglienti. E quindi questo è un discorso che va a toccare anche proprio il rapporto con il territorio. Diciamo che oltretutto questo è un gioco che abbiamo scoperto si gioca in altre parti del mondo, e molto si gioca in Europa. Abbiamo trovato giochi di birilli riservati esclusivamente alle donne in tutta l'area del nord della Spagna, sui Pirenei fino ai Paesi Baschi, e abbiamo trovato anche comunque dei riferimenti di storia antica con immagini e documentazioni riferite a giochi dei birilli. Ovviamente c'è anche un riferimento a situazioni che vanno fuori dal semplice ambito ludico, perché
non so se potete, se vedete anche in questo disegno la che rappresenta i birilli, è facilmente, intuibile che la forma del birillo ha una forma, cioè c'è una forma, come dire, sessualità maschile, diciamo, la sessualità maschile, il fatto che ci siano le donne che abbattono con una boccia questi birilli, c'è tutta una ritualità che comunque si ripete e si mantiene. Quindi questo è il riferimento al gioco. Poi, andando avanti nell'illustrazione del libro, vedremo come viene fuori la, diciamo, come questo gioco arriva addirittura ad avere un valore di giostra cavalleresca, quindi quasi, e nasce dal, diciamo, ha una prende valore proprio per il volere di Isabella Doria. Va bene, diciamo che siamo a Verona e parliamo di gioco. Il libro comincia proprio con due fanciulle che giocano a palla nel cortile Gentilizio. Dice così: nel cortile del Palazzo Gentilizio di Branca Doria, posto nel cuore della città di Genova, in piazza San Matteo, con accanto l'omonima graziosa chiesa a fasce di marmo bianco e pietra nera, due fanciulle giocano a palla. La loro voce è forte, squillante, e corre tra gli archi e le volte del loggiato e due scaloni ai lati, sovrapponendosi con l'eco. Isabella è vivace, la sorella Valentina la segue passo per passo, osservandola e imitandola con attenzione in ogni movimento. Poi continua, diciamo che si, poi parla della madre, fa entrare, diciamo, il libro comincia con quello, per poi introdurre il discorso del matrimonio di Isabella con, appunto, col marchese Manfredo IV di Saluzzo. Ecco, il gioco praticamente è importante proprio per la nascita del libro. Io proprio dal gioco dei birilli, da questo contatto, è nata il desiderio di parlare di Farigliano, il paese da dove più di 40 anni andavo a passare weekend estivi. E, diciamo che arrivando a Farigliano, la prima cosa che incontro addentrandomi tra le colline, tra le vigne, perché c'è una piccola stradina che porta dentro prima di arrivare alla casa dove vado io, e c'è una chiesa di San Nicolao, una chiesa piccola ma importantissima, una delle più antiche, forse la più antica di Farigliano, che conserva degli affreschi del 400, sono affreschi importantissimi proprio che vengono citati in libri d'arte. Diciamo che, ecco, questa, io per anni ho proseguito, andavo fino alle carte di Genè, con un senso di sollievo che provavo proprio entrando in questi luoghi. Diciamo che poi, quando uno arriva al tempo della rievocazione della maturità, prova maggiormente il desiderio di capire e di immergersi in questa realtà. E così ho cominciato a pensare a questi affreschi, rivelatori di un passato di Farigliano molto importante, ed emerge che cosa? Emerge questa figura di marchesa di Isabella Doria, che mi ha incuriosito, mi ha affascinato. È stato un po', come dire, capita, scrivere un libro è come aprire una finestra in una giornata di sole e lasciare entrare il mondo che è fuori, no? Lasciarsi entrare. E entrano, si può dire, anche la storia che rimane all'ombra dei campanili, all'ombra delle case, e ti accorgi che quella storia si è stratificata dentro di te giorno per giorno, anno per anno, quindi devi solo raccontarla. E così è nato un po' il libro Isabella Doria. Poi decisivo è stato l'incontro con Giancarlo Tavella, in un'occasione come questa, presentando un altro mio libro alla biblioteca di Farigliano, e di lì lui mi ha incoraggiato e diciamo è nato poi il libro, diciamo, un tempo di alcuni mesi, i mesi invernali, e poi nei mesi dell'estate abbiamo lavorato per la pubblicazione. Ecco. Sì, dicevo, nel tuo libro viene fuori questa donna che comunque è
ha secondo me una sua particolarità, perché comunque il libro si svolge praticamente nel 1300, quindi è anche un secolo molto molto importante per l'Italia, il secolo di Dante, eccetera. Ma il fatto particolare è che comunque ci fosse questa donna che era la Marchesa di Farigliano, che quindi aveva in mano il dominio di Farigliano, e la cosa viene fuori è che comunque non era un despota, non era una persona che teneva sempre facendo i giusti pesi, perché siamo comunque nel Medioevo, però aveva una visione del governare molto molto più democratica magari che non altri, e quindi questo è magari il fatto che una donna abbia sensibilità diverse rispetto agli uomini, quindi certo. Questo è anche un aspetto molto importante. Sì. Diciamo che siamo nel Medioevo, 1300, e dobbiamo immaginare che, appunto, dobbiamo sapere che il potere del marchese, del sovrano del territorio, era un potere assoluto di tutto, quindi quello che ha detto adesso Tavella è importante, perché una marchesa che si interessa della gente, del gioco delle persone, non era un fatto così, ecco. Ma Isabella è una donna veramente straordinaria. Lei, dobbiamo pensare che viene da questa famiglia Doria, una famiglia potentissima, era tra le più potenti in quel momento, governava la città di Genova, e Genova era, si può dire, la più importante repubblica marinara d'Italia, accanto a Venezia. Infatti c'era stato poco prima una battaglia una guerra abbastanza durata parecchio, che si è conclusa con la pace di Torino, in cui le due repubbliche decidono, senza né vinti né vincitori, decidono di rispettarsi, e Genova comunque domina tutti i mari, arriva fino all'Estremo Oriente, e quindi a Genova non è soltanto un luogo dove Isabella impara attraverso i maestri la cultura, la musica, perché è una donna molto colta. Quando lei arriva al Marchesato di Saluzzo a 16 anni è già citata, poi viene poi citata nella storia della letteratura ligure, pensate, per la poesia provenzale, quindi è una donna molto colta, e possiamo pensare anche che era una collezionista di gioielli, perché a Genova arrivavano le cose, gioielli, arrivavano pietre preziose, arrivavano tutto quello che era di meglio nell'Oriente, quindi i genovesi erano qualcosa veramente in quel momento di unico, una ricchezza veramente straordinaria. E questa fanciulla che ha soli 16 anni lascia Genova per appunto giungere al Marchesato di Saluzzo, e si può dire, mi ha colpito moltissimo, dire che uno si innamora di una persona è difficile, però uno ti entra dentro questa persona, e con lei ho cominciato a guardare intorno quel paesaggio che conoscevo, che l'ho rivisto di nuovamente. E lei si innamora di questo paesaggio Langarolo, si innamora del Monviso. Il primo giorno che lei arriva alla corte di Saluzzo apre la finestra del castello e vede che davanti a sé il Monviso. A Saluzzo il Monviso è come toccarlo. Voi sapete che il Monviso era considerato dai romani il monte più alto d'Italia, e la sua figura è una figura dominante sulle Alpi e su tutta la pianura, e quindi è un qualcosa come una divinità. È fatto una piramide che sale su dritta nel cielo, e anche d'inverno si può dire abbastanza nuda, le rocce sono abbastanza nude perché la neve, il ghiaccio si attacca, però la neve scivola via, e quindi comunque è un monte cantato dai grandi poeti, da Virgilio,
appunto perché i romani lo adoravano quasi questo monte, Dante Alighieri, Petrarca, e quindi e lei praticamente anche lei si innamora di questa montagna, del paesaggio delle Langhe, e poi, come ha detto Tavella, sceglierà Farigliano come luogo del cuore, perché lei era la marchesa di Saluzzo, era di tutto il marchesato, poteva scegliere qualunque altra città, qualunque altro castello, e invece sceglie Farigliano perché lì anche il marchese Manfredo IV, nel momento in cui voleva riposare dalle battaglie perché erano continuamente in guerra, si ritirava a Farigliano e scelgono di fatti come luogo di sepoltura, come luogo ultimo di Farigliano, la chiesa San Giovanni di Farigliano. Io appunto ho immaginato un 300 che era un 300 vivace, un 300 che con giostre cavalleresche, banchetti, matrimoni, cioè il quadro medievale esiste in tutte le sue forme, e il gioco ha questa grandissima importanza di risolvere all'interno del borgo un antico contrasto che c'era soprattutto tra le donne di Farigliano, che divise in due fazioni. Una abitava la borgata cosiddetta dei Crasciot e l'altra dei Gesian. Si combattevano tra di loro, i ragazzi si tiravano, quando si incontravano si prendevano a sassi, difatti nei statuto è proibito, la sassaiola, sono proibite già queste cose, no? Perché Farigliano sul piano storico ha conservato uno statuto che tra l'altro il dottor Tavella ha poi fatto pubblicare quando era sindaco, è stato anche sindaco di Farigliano, quindi però ha amato soprattutto la cultura e ha fatto quella scelta di no, solo cultura, niente politica. Cosa vuol dire? Poi se vuoi dire qualcosa, poi magari dico ancora qualcosa. Il discorso l'importanza, secondo me, proprio del libro è quello di mettere insieme la storia, quella con la S maiuscola, con i racconti e anche leggende che si tramandano in Farigliano. Il fatto del gioco viene fuori da, come diceva appunto Sartori, dal fatto che la marchesa Isabella Doria vuole mettere fine ad una disputa tra due fazioni di fariglianesi che si combattevano, e è molto importante il fatto che mettere fine a questa battaglia non viene fatto con delle armi o comunque con la violenza, ma attraverso un gioco. Quindi la marchesa convoca le, tra virgolette, rappresentanti delle donne delle due fazioni e gli impone di risolvere la questione con il gioco, con questo gioco dei birilli. Per cui diciamo che da una parte c'è la volontà della marchesa di essere lei quella che mette fine a questa disputa, e dall'altra parte la disputa finisce con il gioco delle donne, quindi con le donne sempre comunque protagoniste. È ovvio che all'interno poi del libro, che come dicevo prima è comunque un romanzo che quindi ha bisogno di avere anche una parte di fantasia, Gianni Sartori ha ripreso tradizioni, ha ripreso situazioni che ancora oggi ci sono. Una per tutte è per esempio la minestra degli uomini, che è un fatto che avviene ancora adesso all'inizio di dicembre, quando c'è la ricorrenza di San Nicola, viene fatta questa minestra degli uomini, che è un po' il contraltare al fatto che le donne giocano, quindi le donne giocano ai birilli nelle piazze e gli uomini si trovano nelle cucine a cucinare questa speciale minestra. Quindi
c'è un po' un ribaltamento del, diciamo, della situazione tra virgolette normale, dove le donne giocano in mezzo alla strada e gli uomini stanno all'osteria, ma in questa situazione particolare sono gli uomini che cucinano la minestra. È una tradizione che ancora oggi si svolge. È una minestra particolare perché ha bisogno di una preparazione, di una cottura che dura addirittura tutta una notte, e anche comunque un momento anche per gli uomini per fare festa, perché sì che è un lavoro, perché poi diciamo la minestra viene servita a chiunque vuole mangiarla il giorno, la fine della mattinata del giorno successivo, ma è ovviamente, e quindi c'è bisogno di stare tutta la notte, preparare, fare cuocere, eccetera. Però diciamo che gli uomini, mentre preparano questa minestra, approfittano magari per bere e mangiare un po', quindi non è che proprio soffrano così tanto a fare questa minestra, però diciamo è una situazione dove c'è un'inversione delle parti, e questo viene anche narrato nel libro di Luciano. Sì. Volevo proprio per entrare poi sui birilli, si parla molto, c'è proprio abbastanza, un capitolo molto piuttosto lungo. Arrivando al significato dei birilli, no? La Marchesa chiede, c'è un ragazzo, Virginia, che interviene, appunto, dicimi però perché i birilli, chiese Isabella, no? E questa ragazza spiega: quei birilli, più che un gioco, sono l'immagine di un incontro d'amore, della rappresentazione di come nasce la vita. È evidente in essi l'immagine della sessualità maschile, come abbiamo già detto, no? Mentre il cerchio è invece il segno della perfezione della vita, raffigurante oltre al sole, alla luna, alla divinità, il femminile. Al centro del tutto c'è il birillo più alto, circondato dagli altri 8 birilli, che disegnano all'interno 2 quadrati, simbolo della terra e dell'uomo nel rapporto con il cielo. A quel punto Virginia si fermò. Era una delle poche donne che sapesse leggere e scrivere, e quelle parole le pareva di averle lette un giorno in un antico libro, e ora le erano apparse davanti come le avesse dentro un suggeritore e le avesse imparate in memoria. Ci fu un attimo di silenzio che parve un'eternità. Ciò che dice Virginia, riprese la Marchesa, è ciò che tutte dobbiamo conoscere e tenere presente, che in quest'angolo di mondo, in questo piccolo feudo, si pratichi un gioco così significativo è un fatto straordinario. Alle sue parole dobbiamo aggiungere il significato del numero 9. I cavalieri templari, con il gran maestro che diedero origine al primo gruppo dei futuri monaci in Terra Santa, erano 9. 9 è il numero sacro che si ripete nella storia. Per similitudine ho voluto che 9, compreso il mio eroico paladino, siano i cavalieri cui affidate alla mia persona e che scortano la mia carrozza. Lua Iudoc è al centro come il birillo più alto, come un re tra i suoi sudditi. E poi dice comunque ancora, dobbiamo prenderla seriamente, dice la Marchesa. I giochi fanno la storia di un popolo, e quello dei birilli farà la storia delle donne di Farigliano, rendendole famose nel mondo per aver saputo reagire contro la supremazia maschile. Perché effettivamente poi ciò che emerge da tutto è l'emancipazione della donna, come anche ha detto prima Tavella, attraverso la minestra degli uomini. E la minestra degli uomini è fatta proprio per dar tempo alle donne di giocare ai birilli. Quindi c'è tutta un... E la Marchesa di Farigliano è legata a tutte queste tradizioni. Io nel libro, ad esempio sul vino, parlo anche molto del vino, e c'è una cosa che è importante, che è notizia, che anche il vino praticamente sarebbe stato inventato dalle donne, no? Sì, perché effettivamente anche leggendo il libro di Luciano abbiamo scoperto che praticamente le donne, perché adesso senza leggerla ve la diffuso brevemente, le donne, sì, hanno fatto tutto, cioè noi praticamente uomini siamo veramente
di serie B, sì. Perché allora, le donne hanno inventato il gioco, la Marchesa amministrava bene, eccetera, e poi abbiamo scoperto che anche il vino, che dalle nostre parti è uno dei prodotti più importanti, eccetera, sì. L'hanno inventato le donne. Ve la racconto in breve. Comunque il vino, perché il vino sarebbe stato inventato dalle donne? Dei ricercatori americani che si trovavano in Iran, dell'Università di Pennsylvania, una cosa fatta seriamente, perché non c'era solo il ricercatore che veniva lì, che trovava il reperto, poi questi reperti vengono portati all'università e altri esperti li esaminavano, trovavano ognuno per la sua parte. Comunque questi ricercatori in Iran vedono uscire da una casa dei cocci, delle persone con dei cocci di argilla e vedono questi cocci di argilla dei segni rossi. Si insospettiscono e il capo della spedizione, questo qui che scrive poi questo libro, rimanda in Pennsylvania, esamina, queste sarebbero tracce di vino, sì, questi reperti di 7.000-8.000 anni fa. E quindi il vino, e poi dice, ma perché poi, chi avrebbe scoperto il vino, chi avrebbe creato il vino se non le donne? Chi 7.000 anni fa andava a raccogliere dei frutti, diciamo come l'uva, oppure le fragoline, non so, per qualche anziano, per gli anziani, per i bambini, se non le donne? Perché gli uomini in quel periodo andavano a caccia con la clava. Cioè, dobbiamo pensare a un periodo così. Quindi pensare a un uomo che va a caccia in quel modo e che crea un prodotto come il vino era una cosa... Poi il vino, perché dice lui? Perché questo vino sarebbe nato per caso, in che senso? Che le donne, andando a raccogliere quest'uva nel bosco, o le fragole così, nelle sacche che avevano, le sacche di pelle dove mettevano... si sarebbe formato del liquido, no? E questo liquido, col calore che c'è in quei posti, avrebbe fermentato e quindi avrebbe prodotto il... ecco. E quindi attribuisce alle donne anche la nascita del vino. Appunto nel libro viene poi riportata, adesso la parte che ho raccontato delle tracce, eccetera, viene riportata nelle note, mentre l'altra parte viene nel testo. E le note sono importanti perché... appunto, danno poi, completano il quadro storico, le note, mentre nel romanzo, nel libro viene proprio raccontato il romanzo e non c'è solo quello, ma c'è anche, ad esempio, io diciamo un po' anche ho giocato con l'amore cortese, non so, l'amore cortese, cioè fare il Medioevo e studiare il Medioevo, non pensare all'amore cortese è un qualcosa, meno per un romanziere, uno che parla, che scrive d'amore, non, è una cosa che non... Cioè l'amore cortese è quell'amore che non viene mai, che non viene ripagato, che non viene completato, no? La donna pensa idealmente all'innamorato, che è il paladino, generalmente il paladino, però è sposata, ci sono delle complicazioni, il potere, tutte queste cose trattengono, ecco, il vero amore. Per cui rimane sempre questo languire, no? Lento nel tempo, eccetera, e quindi lei scrive lettere segrete che poi metterà nel nascondiglio del mobile. Voi sapete, i mobili antichi avevano tutti una parte segreta dove uno nascondeva le cose che voleva tenere segrete. E per cui c'è questa storia, c'è anche questa storia che si intreccia e che rende anche, diciamo, forse non so se è bello o no il libro. No, c'è anche da dire questo, allora, questa è la storia di questa donna, però si intrecciano anche delle situazioni, perché allora, se noi pensiamo che Isabella Dori abitava a Farigliano e suo marito abitava a Corte Emilia, che è non lontanissimo, perché sì, oggi in mezz'ora di macchina si arriva, ma nel 1300 non dico che ci volessero due giorni, ma una sosta si faceva. Quindi, e lei abitava a Farigliano e aveva questi armigeri e questi, diciamo, questa guardia del corpo, fra cui uno di questi, un bretone, un uomo, un bell'uomo. Quindi magari qualche, non voglio fare delle illazioni, però
penso che magari la lontananza del marito venisse anche in qualche modo, sì, sì, visto che poi mi pare che quando poi il marito muore lei abbia dovuto per forza farsi consolare dal capo delle guardie, quindi no? c'è un particolare, anche un po' questa... il marito aveva 32 anni più di lei, quindi cioè lei si sposa sedicenne e sposa un uomo di 48 anni, però il potere allora era così, cioè quando una ragazza usciva dalla pobertà a 14 anni, 15, così, normalmente sui 15 anni, si pensava subito ad accasarla, quindi massimo 16, 17 anni prendeva il volo. Isabella a 16 anni sposa appunto il marchese di Farigliano, il marchese di Saluzzo, che era un uomo potentissimo allora, perché lui in quel momento aveva quasi raddoppiato il territorio, arrivava dal confine con la Francia, anche forse di più, fino ai confini col territorio del marchesato del Monferrato, quindi era veramente una potenza. Poi naturalmente c'era anche i Savoia che cominciavano a uscire fuori, e i Savoia proteggono un po' questo, intervengono nella storia del marchesato con alcune decisioni. Comunque quella è una storia che non ci interessa relativamente, perché per Farigliano interessava appunto la Marchesa. La Marchesa appunto governa Farigliano appunto nel 37, il Marchese Manfredo IV concede a lei pieni poteri su questo feudo, questo piccolo feudo, e diventa effettivamente Marchesa di Farigliano, lasciando appunto, come diceva, Corte Emilia lontana, che lui, il Marchese, abitava in quel periodo Corte Emilia, e governa con saggezza, perché Farigliano, per sia il periodo che lei è Marchesa di Farigliano, che rimane da 37 a 53, e sia poi anche il successore, il figlio Farigliano, mantenuto lontano dalle guerre. Quando lei è Marchesa c'era la lotta per la successione al trono, in quanto il figlio Federico non ha aspettato che il padre morisse per succedergli, e ha voluto ingaggiare una guerra che poi è stato protetto da Medeo VI di Savoia, che in qualche modo ha giocato, ma diciamo la storia lasciamola così. E io vorrei leggere solo, discutiamo, dice. Sì, magari in chiusura, visto la passione comunque di Luciano per la poesia, perché lui me l'ha confidato un giorno, che lui è veramente un amante della poesia. Chi? Tu me l'hai detto, io? No? Sì, un giorno me l'hai detto. Io sono amante della poesia. Ecco. Diciamo che è una lotta con la poesia. un lottatore di poesia. Non voglio comporre poesie, poi no, vengono fuori. No, io ti ho detto che tu sei un appassionato di sì, poesia. Sì, certo, quindi, le poesie degli altri mi piacciono. E anche il libro è con i riferimenti all'amor cortese e comunque alla poesia provenzale, certo, eccetera, sì. No? ti dà modo. Di... Quindi, sì. Beh, certo, ognuno ripercorre i propri amori e quindi... L'amore per la poesia viene fuori proprio dal... Ma diciamo che poi il personaggio Isabella Doria è una poetessa, era un amante della poesia, perché proprio la letteratura ligure la cita, proprio è citata, come colei che ha diffuso nel marchesato la poesia provenzale. Quindi diciamo che il personaggio è giusto, diciamo proprio la doveva essere molto bella, perché... sempre lo storico dice che la fanciulla aveva i più bei doni che la natura e una buona educazione possono riunire in una fanciulla, quindi doveva essere bellissima. Il suo fascino dai risultati della storia era pressoché irresistibile, veramente. Il marchese di fronte a lei accoglieva ogni suo desiderio. E quello è un demerito che gli storici, ma però diciamo perché era una donna, magari fosse stato un uomo sicuramente non avrebbero rimarcato. Io vorrei congedarmi da voi con questi versi, sono i versi che sono nella dedica del libro.
alle donne di Farigliano, appunto, che giocano i birilli. Il lancio movea pensieri di libertà, una palla ligne e sgemba si levava alta e forte nei cieli di Farigliano, roteavano inermi a terra i birilli, un piacere coinvolgente cresceva tra le fanciulle di minuto in minuto. Bene. Allora, con questa chiusura poetica, io se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, la signora? E di che materiale erano fatti i birilli? E poi se loro avevano allestito una zona dove poter giocare e se a questo gioco potevano partecipare anche i bambini, cioè se era un gioco dedicato solo agli adulti. E poi volevo sapere se in questo paese c'è ancora il castello di Isabella e se si può visitare. Allora, io rispondo per la parte birilli, perché io faccio la parte per la responsabile. Parte, sì. No, allora, vabbè, il materiale con cui vengono ancora costruiti i birilli è ovviamente il legno, ma è se si trova preferibilmente il legno di olmo. Il legno di olmo è un legno molto particolare perché ha la caratteristica di essere forte ma essere elastico. Perché voi dovete pensare che questi birilli che hanno un diametro tra i 6 e 8 centimetri vengono colpiti con una palla di legno del peso di circa un chilo a una distanza di 6-7 metri. Quindi c'è un forte impatto e quindi c'è necessità che questi birilli riescano ad assorbire il colpo. Quindi il materiale è il legno ed è, se possibile, legno di olmo. Per quanto riguarda invece il discorso del luogo dove vengono giocati, questo è un gioco che viene giocato per le strade. Non esiste un campo dove viene giocato, anche perché tutti i giochi tradizionali in generale hanno sì delle regole sul gioco, ma non hanno una codifica come per esempio possono avere gli sport. Parlando del pallone elastico, spiegavo che per esempio da noi il pallone a pugno, il pallone elastico, viene giocato, si giocava e si gioca ancora nelle strade, nelle piazze. Mentre lo sport pallone, pallapugno, viene giocato negli sferisteri. Gli sferisteri hanno delle dimensioni ben specifiche, 90 metri di lunghezza, 18 metri di larghezza. Quindi la differenza sostanziale è il fatto che mentre nel gioco io mi devo adattare all'ambiente, diciamo, no? E quindi adatterò le regole e gli strumenti al gioco, al luogo dove mi trovo, lo sport ha bisogno invece di regole ben precise. Quindi da noi si giocava nelle strade, nelle piazze e come tutti i giochi tradizionali c'è stata un'evoluzione nel senso che per esempio da noi si è sempre giocato il gioco dei birilli sulla terra battuta, dove c'era anche tutto una specie di rituale nel fare stare fermi i birilli, perché i birilli venivano abbattuti e rimessi in piedi dalla squadra che li aveva battuti, per cui già solo sistemare il birillo in un modo particolare, eccetera, era già un modo per mettere in difficoltà l'avversario, cosa che adesso diventa molto più difficile giocando sull'asfalto, giocando su terreni come questo, eccetera. C'è anche dove un gioco di sentimenti, no? C'è anche un gioco di sentimenti, cioè sì. Prendere il birillo e tu girello scavando nella terra è un po', insomma, richiama anche qualcosa di
di certo. Quindi però tornando al discorso tecnico, c'è la difficoltà e comunque la necessità di adattare il gioco alle situazioni. Noi per esempio si gioca normalmente per comodità, si gioca nel cortile della canonica, perché abbiamo una specie di accordo col parroco che ci mette un faro che illumina, e poi l'area è chiusa, non ci sono macchine parcheggiate, eccetera, ma in alcune aree, in alcune frazioni si gioca nella strada principale o nella piazza, perché ovviamente il fatto di giocare in strada, in piazza, comporta il problema di avere degli spazi disponibili, perché adesso con le auto che sono praticamente dappertutto, no, messe una sopra l'altra, diventa difficile. Diciamo, la Marchesa lo fa giocare in piazza perché lo vuole che sia, però la piazza era terra battuta, no? Perché vuole che sia giocato in pubblico, che sia appunto una sfida davanti a tutti, quella tra le donne di Cesiano e Grasciot. Quindi, però diciamo, è giusto che si giochi, sono giochi di strada dappertutto. Certo. L'altro discorso è che possono giocare solo esclusivamente le donne, gli uomini non possono, e per la caratteristica degli attrezzi nemmeno i bambini possono giocare, perché effettivamente, a parte che è pericoloso, ma comunque una palla di quel peso, di quelle dimensioni, non sarebbe e sarebbe difficile farla fruire da dei bambini. Quindi, non è neanche rotonda, poi, perché se fosse rotonda scapperebbe via, appunto, giocandosi sulla strada. Diciamo che la palla è un misto tra una specie di ovale rotondo, cioè, lì è un po' come il, diciamo che il falegname, l'artigiano che la produce, no? Ognuno se la gira un po', no? A seconda anche del legno che utilizza, del momento, così, della fantasia che ha, e tira fuori questa palla che però non ha una forma ben definita, diciamo è sferica, tanto per capirci, ecco. Il discorso del castello, ecco, diciamo ancora, giocano solo le donne, l'unico uomo è l'arbitro, è lui in genere. Quindi, generalmente sì, di solito pescano due o tre volontari, no, che di specie di martiri che si immolano per la cosa, e gli fanno fare l'arbitro, anche perché diciamo che adesso ultimamente non ci sono più quelle, ma io ricordo benissimo che non molti anni fa c'erano delle lotte furibonde, che fare l'arbitro non era proprio il massimo, però ci tocca e lo facciamo. Per quanto riguarda invece il discorso del castello, il castello a Farigliano non c'è più, perché il castello fu abbattuto dai fariglianesi. Io non so esattamente quando, eccetera, però il castello non è stato conquistato e distrutto da invasori, eccetera, ma sono gli stessi fariglianesi che l'hanno sostanzialmente distrutto. Ne rimangono in piedi due pezzi di muro, ma sono assolutamente non significativi, anche perché il castello era posto su una collina che quindi crea anche delle difese naturali, perché diciamo verso sud c'è una rocca che dà direttamente sul fiume Tanaro, e poi ci sono tutta una vallata che corre intorno a questa collina su cui c'era il castello, quindi era anche una zona di difficile conquista, perché necessitava comunque di salire sopra una collina, quindi era facile da difendere, e quindi diciamo che del castello non rimane sostanzialmente nulla, rimangono alcune case, c'è la casa del castellano che è nelle vicinanze della collina del castello, ci sono alcune case diciamo dentro il paese che riportano degli elementi medievali, delle bifore o diciamo di queste architetture, ma non esiste quasi più
più nulla, anche perché Farigliano poi venne nella seconda guerra mondiale, molte case sono state incendiate per una rappresaglia dei tedeschi, quindi c'è stata poi una ricostruzione anche del centro storico e quindi rimane abbastanza poco di questo periodo medievale. Diciamo che non hanno il castello, però mentre in altre parti è rimasto il castello ma sono scomparse le tradizioni, Farigliano ha mantenuto nei secoli le tradizioni tramandate di generazione in generazione. Il castello è stato distrutto per ordine dei francesi, che erano il vescovo di Carasco, che era sotto i francesi, che il comando dei francesi gli hanno imposto praticamente, non so se l'abbiano, come una cosa, perché era troppo ben difesa, sia il borgo che il castello facevano un tutt'uno perché hanno il Tanaro, che il Rio Lupo, che è un affluente del Tanaro, praticamente un affluente, sì. E poi quasi uno sbarramento di roccia, che correva lungo le mura ed era difeso in maniera, al punto che i francesi hanno detto: demolite il castello perché non vogliamo che ci insedino di passaggio gli eserciti che venivano contro di loro e poi riuscire a farli uscire di lì era quasi impossibile, insomma bisognava distruggere, e così e noi ce lo siamo buttati giù, via. Ci siamo tenuti birilli. Dove siano sparite tutte le pietre e tutto quanto, sicuramente però hanno fatto altre case come hanno fatto i romani. Dice: ciò che non fecero i barbari fecero i barberini, no, ciò che non fatto i barbari non fatto. La cosa fondamentale, come dici tu, abbiamo mantenuto le tradizioni, abbiamo mantenuto questa situazione particolare. Nello spirito dove siete rimasti, veramente sì. Importante. È una cosa unica, quasi unica, mi ha sorpreso anche. E ancora oggi le donne ci comandano, certo, come comandavano allora, e quindi... Questo lo sappiamo benissimo. Beh, ma lì c'è proprio, lì la tradizione vuole così, Lì le donne veramente comandano, anche nelle decisioni, eccetera. La moglie di Ottavella è una tosta. Va bene, comunque. Va bene, io se non ci sono altre domande, qualcuno che ha qualche curiosità, io chiudo questa presentazione. Ringrazio il dottor Sartori per averci illustrato il suo libro e soprattutto lo ringrazio per averlo scritto, e vi rimando al prossimo, no? Al prossimo, quando lasciato lo, lasciamo uno spiraglio, no? Poi non so se io sarei pronto a farlo, poi. Bene, e vi... Isabella era sepolta a Farigliano, era sepolta, poi si è perso le tracce della tomba, però sia lei che il marito avevano espresso il desiderio di essere sepolti nella chiesa di Farigliano, nella chiesa parrocchiale di Farigliano, San Giovanni Battista, e poi questa chiesa è stata distrutta, è stata fatta una nuova, per cui si sono perse le tracce di questa tomba. Meno il parroco, io ho chiesto anche il parroco, ho detto non abbiamo proprio niente, c'è rimasto, fatto vedere di una tomba, però che non era evidentemente il nobile in quel momento che ha sponsorizzato la chiesa nuova, era interessato solo a quella tomba e ha lasciato perdere le altre. Bene, allora io vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione al Tocatì. Arrivederci a tutti.